allo stadio Granillo di Reggio Calabria. Vince 0-2 per il Brescia con la doppietta di Florian Ayew, il man of the match di questa partita. Complimenti alla squadra, complimenti ad Inzaghi che anche durante le feste ha fatto fare un ottimo serie di allenamenti senza mai fermarsi. Infatti penso che in questo momento siamo la squadra più in forma del campionato. Mi spiace per la regina che non ha potuto, con tutte le positività che ha avuto, allenarsi al meglio. Comunque analizziamo bene il match. Cominciamo subito con il primo tempo dominato dal Brescia, assolutamente nessuno può dire il contrario. Brescia che continua a spingere, infatti la prima occasione ce l'ha Jagiello, viene imbucato in area da solo. Con un controllo di petto, tira addosso a Mikai da 1 centimetro, da 1 metro e sbaglia un gol clamoroso. Poi però ci rifacciamo subito con Van der Looij che dà una palla meravigliosa a Dajé che segna, era inseguito da, non mi ricordo, mi sembra Kyriakopoulos che si chiami, difensore Christakopoulos, qualcosa del genere. Lui viene inseguito, però Ayew mette tutta la sua velocità e lo supera e va a rete con Mikai battuto. In quel momento meritavamo il vantaggio. Poi, subito dopo, un'azione dopo, Ayew ha la palla al limite dell'area, tira a giro sotto l'incrocio. Mikai non può nulla ed è 2-0 per il Brescia. Meritatissimo. Le squadre vanno a riposo sul risultato di 2-0. Ci sono poi dei cambi. Esce Pajac per un'ammonizione che ha subito, quindi non potrà esserci a Brescia Ternana. Ed entra anche Sabelli, nuovo acquisto dal Genoa, appena comprato con prestito, con diritto di riscatto a 600.000 euro. E poi ho visto bene anche Ward, il terzino sinistro che abbiamo comprato a giugno, molto bene Ward, mi è piaciuto tantissimo, è un'ottima alternativa a Pajac perché è anche meno di spinta ma molto più difensivo. Comunque poi la regina nel secondo tempo ha provato a fare qualcosa, ha provato a riprendere la partita, a fare un gol per provare a crederci, per provare a pareggiare. C'è stata un'occasione per Galabino col colpo di testa che è uscito fuori e poi c'è stata un'occasione per Kurtinovic con Bellomo che ha buttato Karacic, l'ha saltato, ha messo in mezzo ma Kurtinovic spara alto per nostra fortuna. Comunque grandissima partita, oggi non trovo nessun insufficiente, bellissima partita di Cistana, la difesa ha funzionato, ha fatto filtro tutto il centrocampo, Van de Looij oggi ha giocato abbastanza bene, mi sono piaciuti anche i neoentrati Tramoni, Bertagnoli, Andreoli che hanno giocato tutti benissimo. Bisogna andare avanti così. Bisogna continuare a giocare così e sempre forza, rondinelle. Andiamo.